Sono emozionato perché, voglio dirlo pubblicamente, presento a voi tutti un maestro del teatro, maestro dello spettacolo, che mi ha introdotto nell'arte della drammaturgia, è stato un punto di riferimento sostanziale della mia formazione a Napoli negli anni 2000-2001, permettendomi altresì non solo di collaborare con lui, ma anche di poter iniziare un percorso di grande formazione, ma soprattutto di grande accrescimento umano e intellettuale, perché poi sono questi i motivi, gli elementi strutturali, i fondamenti della cultura, della sensibilità culturale, potendo lavorare con il San Carlo di Napoli. Vi parlo del professor Ettore Massarese, che è autore e regista di teatro e da qualche anno regge ora in qualità di professore associato all'insegnamento di discipline dello spettacolo presso l'Università di Napoli Federico II. Massarese copre la carica di senatore accademico e in questa veste ha contribuito all'istituzione del corso di laurea in storia dell'arte, della musica e dello spettacolo, primo esperimento di DAMS nell'Ateneo Federiciano. È anche coordinatore del corso di discipline dello spettacolo presso il corso di laurea in locopedia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del secondo Policlinico di Napoli. Fin dai primi anni 70 ha dato luogo a formazioni di teatro ed allestimenti che lo hanno visto protagonista dell'intensa stagione del rinnovamento teatrale a Napoli e in Italia, con Antonio Neuwiller e Giovanna Capone, ha fondato il Centro Sperimentale Arte Popolare, ricoprendo il ruolo di autore, regista e direttore artistico sino alla metà degli anni 90. Nel decennio 1985-1995 ha progettato e diretto il progetto speciale I Mari del Sud, progetto di ricerca e spettacolarizzazione intorno alle aree archeologiche di Fondazione del Mediterraneo, che ha visto allestimenti e installazioni fra Tunisi, Palermo e Napoli. Numerosi artisti di rilievo hanno preso parte alle attività del progetto, quali Antonio Casagrande, Eugenio Bennato, Achille Millo, Marina Pagano, Franco Acampora, ma Mimmo Cuticchio, Brunello Leone. Di particolare rilievo la collaborazione con Carmelo Bene, con il quale Massarese ha progettato e diretto l'evento Viaggio nelle viscere, manifestazione clou dei Mari del Sud, che ha visto altresì un articolato allestimento all'interno delle cavità sotterranee della città di Napoli, un allestimento che ha coperto un'area urbana assai vasta tra le attività poste al di sotto della piazza del Plebiscito e le antiche persistenze nell'area del Museo Nazionale. L'inaugurazione dell'evento venne trasmessa in diretta sulla Rai 1 della Rai, è importante ricordarlo, menzionarlo in siffatta sede, con le riprese video curate dallo stesso Massarese. Di recente ha ripreso una particolare attenzione alla tradizione della commedia dell'arte in collaborazione con il Palais des Beaux-Arts di Lille in Francia. Ma negli anni che vanno dal 2004 ad oggi ha realizzato in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II diverse opere scientifiche, opere artistiche. Dal 2005 al 2009 vanno annoverati cinematografo, spettacolo scritto e diretto nell'ambito del progetto Sceneggiata, Alle soglie del sacro, evento performance per l'inaugurazione di Teaton, la fabbrica delle arti, Pulcinella à l'Enfer, in collaborazione con la Fondazione Restoring Ancient Stabie, Università del Maryland, spettacolo presentato nel dicembre presso il Museo dell'Ermitage addirittura di San Pietroburgo, e nel 2009 il Teatro Sommerso, che è uno spettacolo evento di riapertura dell'antico teatro romano del centro storico di Napoli nell'ambito del Napoli Teatro Festival Italia. È altresì autore di importanti volumi, cito soltanto alcuni perché è una biografia scientifica immensa: Il fantasma sonoro, La voce e il teatro, appunti per un laboratorio del dire, pubblicati da Aracne nel 2008, e ancora Teatri, libro, Ronconi, Bene, Vasilicò, Esperienze di percezione,
tra corpi in pagina e corpi in scena, sempre per i tipi della casa editrice Aracne di Roma nel 2009. Ma non è soltanto Massarese a essere qui con noi in questa bella città di Montella, mi sia consentito sempre rimarcarlo e sottolinearlo, grazie all'amministrazione comunale, grazie ancora una volta alla lungimirante azione amministrativa del suo sindaco e della sua giunta amministrativa, e tra di noi anche la grande attrice Anna Maria Ackermann. Quindi grazie ancora a tutti voi per la vostra presenza e cedo ora per un breve saluto la parola al maestro Ettore Massarese. Grazie ancora. Io non sapevo che Carlo avesse intenzione di fare questa presentazione, quindi mi devo vestire di umiltà. Perché ogni volta che si presenta un'opera in palcoscenico è sempre come la prima volta. Non c'è storia, non c'è vissuto che tenga. Se di vissuto si vuol parlare, forse sì, questo testo è il percorso di un vissuto artistico, sì, questo sì. Perché ho voluto sfidare anche la chiave lirica. Un apologo tra prosa e versi, e, come dire, tra il sacro e il profano, una sorta di ritorno all'idea morale anche del teatro, ma morale non nel senso moralistico, nel senso del rapporto tra teatro, poesia e salvezza, da cercare in noi, nel nostro spirito, nella speranza che l'amore ci riscaldi laddove spesso il gelo della folla ci abbranca. Ecco, il gelo è la chiave. E, come dire, c'è gelo e gelo, c'è un gelo di rinascita e c'è un gelo di morte, e questo, su questo palcoscenico, sarà il conflitto. Io non vi svelo, naturalmente, se prevarrà la luce o il gelo. E, se voi partecipate abbiamo qualche speranza in più. Io vi ringrazio, devo dire una cosa personale, io tornare a Montella non è la prima volta, sono stato molti anni fa quando, al Fierro, quando la regione organizzava i circuiti, ho portato un paio di volte lo spettacolo qui e ho sempre trovato una colorosa accoglienza. Tornare qui a Montella nell'occasione della Musica dei Boschi, così splendidamente organizzata dal Comune, dalla Regione, dalla Fondazione Gesualdo, dall'amico Fedele, naturalmente la presenza di Carlo Santo, della direttrice Maria Rosa Fedele, devo dire tutti si sono prodigati perché questo spettacolo andasse a buon fine qui stasera. Non abbiamo potuto montare tutte le scenografie perché questo gioiellino ha un legno intoccabile, però vi dico che non si perderà nulla perché la forza sta nella suggestione che le musiche in scena e gli attori notevoli che ho in scena sapranno darvi come emozione. Io non so dirvi altro, vi dicevo sono particolarmente legato perché io nell'Irpinia, in particolare qui alla cena, ma Montella era una tappa obbligata quasi ogni sera, avevo una casa fin da ragazzo, purtroppo l'ho venduta. E quindi fatemi fare un atto di grazia. Lo spettacolo di questa sera lo dedico ai miei che non ci sono più, che mi hanno regalato un'infanzia meravigliosa qui in Alta Irpinia. Grazie. Corri, marito!
quanta strada c'è potuto dopo tutta sta masciata. Io vi conto, si impavorite sempre. No, no, non sono un angelo del cielo e nemmanco diavolo dell'inferno. Sono creatura roviente che dallo mare passare pure rinde stai terra, rinde e per me c'è sfravagatura antica in galerba del mondo. E mo l'ha già imparato punto. E io lo voglio dicere, proprio sanà. O gele sta tormenta, va nasce rinda all'anzero coro, a solitudine cavapiglia, speruta, mieta, folla, non va fa più meraviglia. Ecco, ma siete scordati, carella assieme, e là se sto mondo si inclinaia, palomise che ha portato in pietra, sta tormenta votice, e a neve si fa turbine, per raddrizzare sta palla, sciciata da tenite, affidata la stuviente, cantate l'oda stuggele turmiente. Chi lo libra, overite, è un gran libro delle farfalle di ghiaccio, ci tenga stipate e vite le creature canate poco, buia, per dar rite tra siccatite, povere creature sperdute, cadinte a sto libro trovarate lo calore a via. Zitto, zitto, uccella, uccella la neve, zitto, facite la trasita, a via loro, pacca, proprio pacca da passare. Avrei dovuto conoscere. Magari avrei...
avreste potuto vedermi. Ma sì, ho capito. Io vi ho vista al teatro, al San Ferdinando, un'attrice. Sì. Gemma Capece. Gemma Capece, sì, al San Ferdinando. Strindberg, il guanto nero. Bravissima. Gennaro Mirabile, professore di letteratura in pensione. E tu, Aiù? Chi sei? Come ti chiamo? Che fai? Professore, io mi chiamo Giacomo Panico. Ah. E studio astrofisica. Ah, bravo. Professore? Sì. Signor Panico? Sì. Permettete? Prego. Dodò, nome d'arte, faccio il comico. E non avevo dubbi. Guardate come stiamo, guardate. Un comico, un'attrice, un'astrofisica e un professore letteratura. Guardate come stanno combinati bello tutti e quattro, guardate. Professore, ma più che combinati, io direi dispersi, smarriti. Io per esempio stavo tornando a casa. Oddio, casa, una stanzetta in affitto, qua i cristallini, ma il portone era completamente sbarrato dal ghiaccio. Allora ho visto l'ingresso di questa vecchia chiesa abbandonata, ho visto voi che siete entrato e vi ho seguito. Mi avete fatto benissimo. Perché io pure tengo casa qua, qui, dopo il fondarello, sulle scale, una montagna di ghiaccio. Non si riusciva a salire né si riusciva a scendere. Dietro, una montagna di ghiaccio. Ho detto bene a lui, dispersi, smarriti. Ecco, bravo, siamo stati dispersi, siamo smarriti. Questo... Io ero venuta a trovare mia madre qui. Abita qui nel palazzo a fianco, la strada non c'era più. Allora ho preso un sentiero, era diventato stretto, strettissimo, con delle pareti di ghiaccio altissime. E l'unico buco aperto era questo. E voi mi avete salvata, mi avete aperto. Fuori si muore! Fuori si muore! Anch'io abito all'ipogeo della mamma di Gemma. Chissà come sta mamma sotto tutto quel gelo. Si sarà ghiacciata. Avete salvato pure a me. Per ora. Avete sentito del sangue di San Gennaro? Ma quale sangue, scusate? Di San Gennaro, nella terra di San Gennaro. Il sangue si è ghiacciato. Sì. La bolla si è spaccata. E mia madre me l'aveva detto. Gemma, vieni qui. Vieni, sta succedendo qualcosa. Corri, fai presto. Ha detto, ho paura. Ho paura, ha detto, ho paura. Ho paura. E mo si mettono pure i miracoli. E i miracoli. Sì, poi ci può contare pure i miracoli. E i miracoli, e me. Ma ci deve essere una spiegazione, scusate. Forse l'inclinazione dell'asse. Ma così, bello e buono, tutto ad un tratto. No. Non è possibile! Ma come non è possibile? Tutto ad un tratto, non è possibile! Ma sta succedendo! Cazzo, si sta succedendo! Che sta succedendo? Chi si? Chi l'ha fatto da cittadino? Ma chi si tu, allo si asciutto! Professore! Permettete? Io lo faccio io. Excuse me. Noi volevamo sapere, Puglia, a Rosina Asciut. A Toso Asciut? Sì, una semplice domanda. Sono fra. Il fratello. Sono fra d'Andò. Fratello di Antonio. Questa è casa mia. Ca. Io sono tuo padrone, è buio, diatemi. Professore, ce ne dobbiamo andare, con il tuo padrone di casa, che mi hai cacciato. Hai sentito, Gemmare? Hai il tuo padrone di casa che ce ne dobbiamo andare. E dove andiamo? Gliel'avete detto quel signore che fuori si muore? Riferisco. Buon uomo, avete sentito che cosa ha detto la mia compagna? Fuori si muore. Fuori se muore! Si muore! E a me che me ne fu? È sensibile! Anzi! A lui chi ce ne fu? Prima no! Che ti è morito un aragno! Ma non avete un dice!
che andiamo di tutto qua. E questa è la fine. È la fine. È la fine. Ma che fai tu? Cana nera arrangiata. Sì, nucana. Nucana. Avete capito dove siamo capitati? Quella è la porta dell'inferno e chi è Caronte? Caronte? È Caronte. Vuolsi così, colà dove si può, ciò che si vuole e più non dimandare, è chiaro? Vuolsi così, colà, funiculì, funiculò, ma non mi soffiò! Tu sei un pazzo, e ovvero stupirna, ovvero l'inferno, e tu, si n'anima in pena, pronto per l'abisso, con tutti gli sticcai, pure loro vanno in dall'abisso. E pure io con voi, Iatavenna! Stu gelo che ci piglia e ci attanaglia, questa neve di sangue vermiglia a una vena, si insinua e fa piglia. Voi che siete scordato da loro, che pazziava a parola con fraterno amore, mo che niente sconsolato con fritto il cuore, e manca vadunata, castaneva e fortunata, cade lo scino, portato rovienta, e non è piscio da pioggia che congela, ma è manna da sperme in un Dio, che vita nuova, va voglia amare. Se lui è stata assente, puro sapito, da che fino a mo. O saccia solo io! E credi che è stata pazzia? Io la conosco questa signora! Vabbè, prima sì. Si presenta Caronte, poi questa signora che praticamente parla da manne, di cire, da pisce. Ma chi è? La conoscete? Sì, sì, la conosco pure io. È la custode dell'ipogeo. Essa! Esattamente! È la sacerdotessa di Demetra! Avete detto voi! A quando l'hanno affidata la custodia dell'ipogeo! La sacerdotessa! Ha cominciato a parlare con i spiriti! Si è divinizzata! Questa sta sbagliando cacà! Ma povera di facita parlare, tan a da morire pure essere, ma tutto quanto lì. A forza di morire. Ma insomma, che cosa state cercando di dirci? Chi so? Voi mi spiate, sono fatta d'aria e da carne, ma è una carne così sottile che da vitro trasparente va. Quant'anno tempo? Io non l'ho giocondato, ma lo tempo per me passa di indanciato. Ogni respiro e creatura è un anno passato, ogni dolore, ogni gioia, mi sono un pizza lindo cuore e mi segna le rughe sta faccia giù. Non va paurato io. Io non mi apparenta morto. Io porto con me la vita nuova. Basta! Basta! Qualità! Curra vienta! Curra vienta! Spazza via questo tormento! Quest'anima disperata, all'inferno sono dannate! Ai, questa bocca forte, hai a stella d'oro, non c'ha bisogno.
No, non è già stemma, è profezia. Io ma dico l'ultima via. Ma va, a te la profezia, assassino di speranza. Tu caccia la voglia, a merda cadiera lì in capa. E sì, sono il fanfalla numero, cacciocca, cacciocca, ti canta una canzone, nuova stella. Qua stella, qua stella, non c'è stata luce, non bagliora. E tu non lo vedi, perché non da nascere in dopo. Un frate nero che ipotizza l'Apocalisse, una sacerdotessa di Demetra, e noi qua che non riusciamo a spiegarci né come né perché. Guardatela, guardate, quello che fa Ofelica a Ghirlanda, Ghirlanda fa cercare una fonte di energia, un scienziato. Ehi, io che non trovo una spiegazione, non trovo, è follia, non trovo niente, si mi c'è da pazzuto, questo siamo, io che non trovo una spiegazione, com'è possibile, né come né perché, perché, perché proprio a noi, perché è capitato tutto questo a noi, perché, perché? Mi sarebbe piaciuto fare Ofelia, ma non ho più l'età. E io Amleto, e Ofelia ci marei. Tengo pure un teschio stipato. Ma ha detto bene il professore. Perché proprio noi? E gli altri che fine hanno fatto? E poi perché il ghiaccio non ha coperto anche questa porta? Guaglio! Ah, cacciate di me cacci là! Ma diventa pure tu si fa un po' lucro caccia! E va nei mistera, a te che esagerare che stai spaccando un ghiaccio! Io non ce la faccio più! Mia madre mi ha detto che. Mi ha detto che questo è successo. Madre santa, madre verità. Ma mo parla a me santità. Ecchia, me mi dava, l'angoli mi dava. Professor, ma io tiravo solo le conseguenze della vostra considerazione. E poi prendevo atto di quello che è un fatto. Forse la signora... Gioia, che bello nome. Forse la signora Gioia... Può spiegarci qualcosa? No. Ma che proprio lui? No. Io mi rifiuto di farmi entrare ancora di più in questa melassa di magia e di mistero. Ma che possa per sta fede? Fatemi capire. Questa faceva, come avete detto voi, la custode del palazzo a fianco, è giusto? La custode del Ipogeo, no? Ma non Ipogeo, cripta, quello che è! Faceva la custode del palazzo di fianco. Ha vista aperta questa porta e si è menata pure qua dentro come ci si è menato. Fate capire? E qui là, quella donna arrostata. Ah, ecco, guarda. Frate Antonio Caronte. Che dentro qua ci ha cacciato perché si è fatto un appartamentino, chissà che te ne ha l'altra te ne voglia ricce, due segge, un'armata, una coperta a cuore, un fornellino. Però intanto solo lui ha detto la verità, solo lui! Quando ha detto la fine, è l'Apocalisse di Gela, è la fine! Lui ha detto la verità, lui! Professore, forse la soluzione ce l'ho io. C'è la soluzione? Già, tu fai l'astrofisico, giustamente. Quale soluzione ci vuoi stare? Ma io veramente non lo so. Ma non far fuliare, tu hai detto che hai forse una spiegazione, dimmi la spiegazione, quale può essere? È importante per noi, è importantissimo. Maunder, Walter Maunder. E chi è? Questo astronomo ci ha detto che noi abbiamo già sperimentato una simile era glaciale tra il 1500 e il 1850 con picchi imprevisti, anche in città di mare. Venezia, ad esempio, che è una città di mare come la nostra, sperimentò un inverno rigidissimo nel 1781. La laguna gelata, i generi alimentari che venivano venduti al mercato nero, i poveri che morivano di fame e di freddo.
Pensate che questo fenomeno si è ripetuto anche nel 1929. Allora la laguna pare che fosse occupata da un pezzo di ghiaccio spesso 20 centimetri. Bene, questa cosa è stata anche confermata di recente da un astrofisico americano di nome John Eddy. Ebbene, Walter Maunder attribuì questo fenomeno alla sparizione delle macchie solari dall'intera superficie solare. E no, noi qui crediamo che il ciclo del Sole abbia un'andatura regolare. Questo invece segue un'andatura che dire irregolare e dire poco. E pensate che ancora oggi, noi che studiamo queste materie, il crollo di tutte le attività solari lo chiamiamo minimo di Maunder. Come sei bravo, Giacomo! Ma possiamo credere a questo Maunder? Certo. Walter Maunder era un sovrintendente per le ricerche al Royal Greenwich Observatory di Londra. Pensate che su questo argomento c'è anche scritto un trattato. Poi le sue ricerche sono cadute nel dimenticatoio, ma i fatti stanno dimostrando che aveva ragione. Insomma, una malattia del sole. Siamo in sogno di una notte di mezzo inverno. Shakespeare! Sogno di una notte di mezzo inverno. Magari fossero suoi, ma invece è tutto vero, avete capito? È tutta verità. No, magari siamo in un incantesimo. Io una volta sono stata Ariel, inventavo tempeste dal nulla. E io ero Trinculo. E che Trinculo? Forse aveva ragione Gemma. È tutto un sogno, è tutto un gioco. Ma quale sogno, ma quale gioco? Fosso cinema, fosso suono, lo sogno. Questa è verità. Questa è verità, tradita. E adesso voglio giocare anch'io. Beh sì, abbiamo parlato di Shakespeare, e beh, non c'è un problema. Tu facevi Trinculo e fai Trinculo. Tu facevi Ariel e fai Ariel. Eccolo, ehi. Caronte, chi lo può fare benissimo Calibano? E la signora qui presente, date che arti magiche, la facciamo fare Prospero. Ma che sto dicendo? Sto pazzendo anch'io! Questo è tutto vero! Qua non siamo in un sogno, qua siamo nella verità e non troviamo una spiegazione, questo è, questo! Professore! Ma che dici? Che dici? Tu hai parlato di macchie solari, giusto? Sì. Io non ci credo a queste macchie solari, io credo che con solo si sta studiando, ecco! O solo, si sta studiando! No! Sì, sarebbe espanso bruciandoci e non gelandoci. Sarebbe diventata una supernova che prima di implodere e darci un buio nel quale saremmo già scomparsi tutti. No, no! No, no, non si è stutato. Si è addormuto. Si è addormuto, solo da vita. Dai una luce senza calore e la luna, pallida sorella, pare di ghiaccio e non canta amore. La gente fuori tremme e ti chiama, oh solo, solo, fatta da fiamma per figlio senza mamma, fatta da fiamma con una bolla di calore e stria le fritte, tanta notte questi cuori. Gioia! Gio! È preghiera inutile la tua! C'è fatta vierna, rindastanama d'inferno! Come s'appiccio fuoco che van bene! Subito! O gelate una frena! No! Non sei spanna per l'aria! Resta là, all'addiaccio! Dinda sta fredda! Prigione ghiaccio.
c'è? Perché tu porti un cuore stamattina? Io a me mi tocco sullo stadio di Maria. Chi sì? In da stanotte tragenda, trasa, da poi in da stanotte tremenda, che vai scovando, dimmi. Tengo il buco in vietto, saci, e già da trasa il ghiaccio a dispetto, ma chi sì? Chi sì, un angelo, un tecno, una maga di truffa, ma che fonda qua? La vita mia, la nostra, la vita mia, dammi la vita mia, la nostra. La vita tua. La nostra. Sta là. Sta là. Sta là a cercare, là. La vita mia, la vita mia, la vita mia, la vita mia sta qua, sta qua, sta vita mia, te non vuole la donna da muffa. Professor, Genna, ma che va preso? Mi siete messi a parlare inversi. Sì, sì, è vero. Sembravate divinizzato. Che state, che è successo? Vi l'hai visto? È stata essa la signora Gioia. La signora Gioia. 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 Questo nonno ci volesse consolare. Come passasse un uomo che ci salva. Professore, eppure voi portate un nome in usanza. Io nel mio mestiere ho imparato che i nomi hanno un peso. Eh sì, ma ci mancava pure la santità. Ma poi io... non lo saccio che vai a trovare la noia, ma tu una spiegazione probabilmente ce l'hai e ce la puoi dire, tanto noi metteremo a perdere. Si sai qualche cosa, diccelo! E voi ce lo dovete dire, signora Gioia, ce lo dovete dire. Sotto coperchio e che sta bianca nera, c'è sto sangue con l'acqua e foglie. Che si è ammiscata a zuffun e non sapeva. Stato un vescovo sto fritto che aggera e un gran ballo di farfalle di ghiaccio che si porta nanzina a novena rovina. Non mi sentite? Non mi sentite? E bucele che chiamano? Sono tutte creature che si sono fatte cristallo e mo se porto vento con sta canzone. Io fritto più bolla, ma le scarpo cuore. Sì, le sento, le sento, le sentite? Cantano, cantano. Yeah.
Fisica e astronomia. Ma mo non ci capisce niente di indasto fritte e maligne. Tu dici che a stugela ci rinnova lo sangue, che non è morta, anzi in annunce calore. Ma come te pozzi credere se attorno vi sono oscura questo vento che allucca paure mille e mille anni senza respiro, questo ghiaccio senza il rago. Io vedo, avrà ragione lo scienziato, che ce l'aveva la vita e non ce n'erano nata. Sì, facite buona a trammà, tanto non c'è sta più speranza. La speranza è un rumore, è la luce, è un bagliore, è una rapute porta, una smania contro sta ciotta. Esse sono aperte e portano cielo. E solo voi, se ho pulita, potete fermare sto gelo. Si potesse fermare ovvero sto gelo, sto colpo che era calore. Si è fatta come una caverna di ghiaccio. Eppure io non ho tenuto tanto calore in bietta. L'amore mi appicciava e mi studava e poi mi pigliavo fritto. Ho fredda è una solitudine selvaggia. Ma vita fatta venire a mente un sogno. Un sogno che mi si taglia pure all'altra notte. E raccontatecelo, professore, raccontatecelo. Sì. Sì. Ve lo posso raccontare? Sì. Raccontateci. Ma voi mi darà una spiegazione. Perché io non ci ho capito niente. Io mi trovavo dentro una caverna abbandonata, umida e scura, come se fosse stato lo diavolo in una casa. Rumore d'acqua e gelo, tanto gelo. E io accucciata in faccia alla parete di ghiaccio, mi guardavo sconsolata, doiala che mi scema la rinta e scema. Ma che razza d'animale era davanti! Bruciate che mi asceva lì in da bocca, fumava, e si faceva condensa gli anche di cristallo. Dentro sto sogno strano ci fu un salto. Belle buone, io mi ritrovai pochino in notte e sotto a me in luce di tanta casarella. Io era petta l'ala da uccello e vedete l'ombra mia in faccia a terra, nutraga, una bestia da paura, ma io non sono detto angoscia, no, anzi, tirai lo ciato e accominciai a cacciare fuoco la bocca. Non lo saccio com'è perché abbiai addo fuoco dopo tutte le figlie di Dio. Fuglievole! Ma io non mi placavo! La capa mia, la capa di Draga mi diceva che aveva trovato quella creatura sfuziosella che aveva perduto quando non teneva da Draga l'iscella. Poi come era venuta, un fuoco della bocca bello e buono si studiava e mi sentiva
lo fritto mi vuole e volà, volà, ma è lo vuole in muore e dinta la caverna di ghiaccia ma non tornava. Che significa? Che significa? Dici da me la mamma di Dio, a me mi pare la stessa tempesta che stiamo vivendo adesso, in questo momento, ma io non so più un drago in da stugene vecchia. Io so solo la medietta. È un sogno profetico, professore. Professore, se proprio dobbiamo trovarlo un significato, sembra quasi voler dire che noi siamo creature che teniamo fuoco a indi, però lo buttiamo, lo sprechiamo via, anzi a volte lo usiamo anche per fare del male agli altri. Allora restiamo privi di fuoco e avvolti nel gelo. Lo sento questo freddo. Mi sembra di essere veramente in una caverna di ghiaccio. Vienta, vienta, tempesta da vienta, se sono aperte porte all'inferno, botichine, voi è inutile da apriato patatello. Quando noce in terra e vi sbattite in via. Come se si potesse fermare il lancio e dire sta guerra! Suonate, sti tromba, suonate! Menate a tutto quanto, rindonni il ropricepizio! Nessuno si sa, vuol di chi sta città, sta gente, ci ha domandato scum da munnezza arravutata. Stacca zitta, figli e l'abisso, è inutile che ti chiami all'apocalisse. Non siete, questa creatura abbandonata, chiamo, l'hanno trovata. L'indanusione le è stata annunciata. Don Genecore, sta tempesta è procurata. Tu mi stai dicendo che sta tempesta porta fuori tutto il gelo che ha nel marito cuore. E che mi fa? Che mi fa per ritrovare la via lo calore? Ti tocca benerice, rossaia, ogni goccia d'amore, ogni scruce da sentenza e supponenza, perché c'è sta mano di Dio. Dì dall'immanenza, come dice bene, ma dove sta chi le caccia mannaio un macello, rindeccarne il bastiamo, un appezzato non fusero mare, i vedo solo un cimitero di silenzio. Ma non ti sta male l'anima tu stessa, da se dell'umano male chiaglia la messa, a via l'immanenza, ma sta trovando purezza. E che ne è stato della mia vita? Ho interpretato tanti personaggi, ho persino indossato la maschera di Pulcinella. Studine che non balsano, scendendo in dall'impera, ci fa scordare le ruotano, ci fa scordare le pene. Già me ne va di destra, ma sente consolare. Viva la classe artistica di San Gianluca! Pubblico rispettabile, lei parla e io resto muto, non sia mai detto, è d'obbligo un cenno di saluto. Non sono un astrofisico, non sono un professore, sono soltanto un comico che ha preso il raffreddore in questo ambiente gelido che n'ha poco già tanto, e lui spiega che è il minimo di Walter Mondale. Che sta? Via, maledetta macchia! È una macchietta, via. Ma via! Questa maledetta macchia di sangue! Con un po' di limone. Mollica il limone. Banco, dove sta? Non uscirà mai da quella fossa. Banco, non ti muore là, stai fermo. Perché sei così pallido? Non lo so, sarà il freddo, la vestaglia. La vestaglia la lascio di camino. Arrivano,
Dobbiamo andare a letto. Sì, andiamo a letto. Romeo! Romeo! A me? Perché sei tu, Romeo? È andata così questa volta. Vado in convento. Sì, sì. Vado. Vai in convento. Vado? Sì. Ricordati una cosa, Ricordi che ha detto Fratello Antonio? Ricordati che devi morire. Vado. Vai in convento. E che ne è stato della bellezza? Che ne è stato della bellezza? Non ti guardare in due specchi e bellezza. Tanto trovo sulla tristezza. Non ha ballato solamente con la musica delle parole tue. Fatto ricchio galante e sta a sentire a tutto quanto. Non canta solo con la voce bella, ma canta all'era con l'anima sorella. Questa udisce sta voce antica. Ha rapito stupore impietrito e ridendo di gioia facita per l'amica. Le scie dell'animella si sono mise a far calore. Si friccichevano l'una con l'altra battrite d'amore. E sentite la lucca e gioia feroce come cantano con l'aria tutto quanto a una voce. Vieni tu, Mampietta, bella di mamma. Non voltici non so bene. Si aperta in cielo con mano schianta. E io non posso fermare sto chianto. Corrida! Corrida! Quest'aria che si fa persa, portato un carro solo, mi è sta gente persa! E tu? Tu? Vieni a capire tu. E tu ti dici? Ma perché vieni paura? Tu non ne hai né paura. Non ne hai né paura. Come una creatura indifesa. Mezza sto frastuora. Tu ti spie tu stessa che resti. T'abbandono. Pare un clown. Vestita in nero con cappelluccio spirzio, con cazzone insomma fosse. Tengo sempre un pizzarriso. Una punta d'amarezza. Ma che tenga in tua pietta a Pisa? La paura di una creatura senza padre. Ma per me non va quietato. Facciamoci tutta una bella risata. Compagno mio bellino, non piangere. Ora ci salviamo. E ovvero che ci salviamo. Muoveno, canti in litania, a notte scura. Compagno gela che mi porta via. Muoveno, senta, lo dice la solitudine e pure la pondria. State zitto, non ti chiamare. Che è ammasta sorta un fatto, se tu respiri speranza, o coro tu io so fa da fiamma. E attorno a voi a sta speranza, se non sente da la voce non muore. Ma tiene appeso lì dall'anima, con manciore ghiacciate, e tu, e ambararo capo, alla chiamma amore. La voce a tua. Ma carezzo cuore in ma piglia, come principi d'amore. Io non so chi sì, ma se avimmo lautato sto gelo arcano, avimmo imparato a guardare lontano, oltre a sto occhio azzeccato po' fritto, con un respiro nuovo da calore. Io non lo so come si fa. Ma mezza a sto virna, infame, voglia un cuore mio, impavido,
sto cielo sfida. Si è stupore cera, qua Giovanna arraggiatoia, e allora pigliati, levami la pietra, stupore levami la pietra. Chi sono? Io sono Gennaro, Gennaro Mirabile! E beh, tu, questo numero mio non ti ricordi, no? E non ti vuoi ricordare. Tu conosci a chi là tu Gennaro, quello là che gli è tuo sangue due volte all'anno. Io sangue la città di tutti i giorni, per anni interi, tu non mi hai di chi sei tu mi hai dicendo chi sei, si dia di cera, o si dia di terra, o si femmina, e ti devi chiamare madre natura, come si dice? Domine Sanctus Est. Io porto un nome inusante. Non mi sento sola, non mi niente. Ma sento sola, non mi niente. Nessuno! Fa fritta. Noi siamo una razza speciale che fa pizza e carne soi stessi. Non c'è ragione. La sente fritta. Vedete, da chi sta notte e tempesta. Io, ma poi, è per amore. Non gli sto banco, un bello, capostiglia stemma, patimba di pera. Sì, io te conto le uccelli e te canto con la uccella tutta quella che sta in nostro cielo, questa neve. Questo freddo. Creatura, pigliata ve, che sta nell'antica, pigliata ve, fascita vella, amica, ho preso qualcosa. Ci arrivano notizie incredibili che facciamo fatica a diffondere, eppure si tratta di fonti ufficiali. Mentre il sole riappare dappertutto, testimoni parlano di fiammelle nel cielo e di voci che si sono messe a cantare, e dappertutto suonano campane a festa. E la gente incredula esce dai vari rifugi di fortuna.
Ettore Massarese. Maria Rosaria Donadio, la costumista. Celso Merola. Dodo Gagliarde, Giovanna Capone Massarese. Giovanni Bencivenga, la grande Anna Maria. Giacomo Casaura, Maria Federica Barbone. Eddie Caggiano, l'aiuto costumista. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Un obbligo a fa. Siamo stati attratti da questa passione, da questa bellissima scena che è drammatica e fantasiosa, è un qualcosa indescrivibile, maestro Massarese. È qualcosa di eccezionale e il modesto pubblico, io personalmente, per quelli che sono presenti, ho visto qualcosa di extra straordinario che va dal drammaturgico alla fantasia, a questo freddo che scioglie e questo freddo che poi è anche la vita. Ci avete meravigliato, bravissimi attori, compenetrati nelle parti e ci hanno distratto dalla passione dello sport e del calcio. In Napoli, per aver fatto quello che spero abbia vinto, abbiamo assistito a uno spettacolo meraviglioso. Grazie, grazie per la vostra bravura, grazie. Grazie maestro. Siete stati bravissimi, attori impeccabili che si sono compenetrati con grande passione. Abbiamo apprezzato molto. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Un altro capo, ma guardalo qui. Non c'è capo. Non lo sappiamo. Prego, notaio. Do lo slancio. Ecco, professor Ettore Massarese, sono a rappresentare la Fondazione Carlo Gesualdo, che abbiamo insieme a Carlo Santoli, a Ferruccio Caponi, il sindaco di Montella, e quindi voluta, abbiamo tutti voluti insieme, sì, quindi ringraziamo, vi ringraziamo sia a nome della Fondazione, del Comune, dell'Associazione Sinestesia, del dottor Carlo Santoli, già fatto, poi di Mari Rosa, il dottor Fedele, che abbiamo tutti voluti questa serata di arte, di emozioni, che sostanzialmente sono quelle cose, quegli elementi che riempiono la vita e che ci fanno riflettere sui misteri della vita, sul mondo, su tutto, sui misteri di Cristo, di tutto. E quindi vi ringraziamo per aver donatoci, di averci donato questo momento di emozione. C'è di una campana di speranza che ogni volta che suona io mi torna l'emozione. Il Santissimo Salvatore. Salvatore, perfetto. Grazie, grazie, grazie. La gran bella montagna di Montella. E ringrazio sinceramente, effettivamente, soprattutto in particolar modo, il sindaco, che effettivamente ci ha consentito con la sua diciamo, lungimiranza nel vero senso della parola, l'amministrazione tutta, questo momento diciamo di intensa sensibilità e intensa diciamo vita per l'anima, per lo spirito e per noi tutti. Grazie. Grazie, grazie. Grazie Riccardo, tutti quanti insieme abbiamo voluto, con te, con Carlo, con tutti, ma soprattutto anche la mia amministrazione che ha collaborato e che veramente abbiamo fatto qualche piccolo sacrificio. Eravamo estranei a questi spettacoli, ma estranei a un progetto culturale, quindi l'amministrazione ha voluto accompagnare questo evento con molti sacrifici, ma ci abbiamo creduto, abbiamo fatto insieme. Spero che sia l'inizio di un progetto che potrà continuare, e mai trascurare l'arte, perché l'arte, oltre la storia, è anche la speranza per il futuro. L'arte non muore mai. Grazie, grazie.